Buonasera a tutti gli amici di Quotidiano Net, siamo qui per commentare la 19esima tappa del Giro d'Italia da Bergamo a Macugnaga e per raccontare appunto la tappa della Corsa Rosa siamo in collegamento con il nostro inviato Angelo Costa. Buonasera Angelo. Buonasera a tutti. Allora Angelo, diciamo che questa tappa si è conclusa con un vero e proprio regalo del campione Contador. Sì, un regalo non casuale perché Contador è un grande amico di Paolo Tiralongo, corridore siciliano che in 12 anni di carriera ha sempre aiutato gli altri a vincere. L'anno scorso è stato proprio gregario di Contador e oggi ne ha approfittato sulla salita finale per attaccare a 6 km dalla fine, pare proprio su invito di Contador, che poi nel finale ha cercato di staccare i suoi rivali di classifica e quando si è trovato sulla sua strada a Tiralongo ha evitato di passarlo. È stato un omaggio molto sentito, del quale la bellezza appunto è proprio questo fatto di non vergognarsi. Quindi diciamo un Contador che si avvia a vincere il Giro d'Italia e soprattutto anche a vedere la sua immagine, anche un segno di distensione rispetto insomma alle tante polemiche che ci sono state durante il Giro. Sì, ma questa è sempre stata una caratteristica dei grandi campioni, di Contador in particolare. In questo giro, come abbiamo già avuto modo di dire, lo spagnolo ha sempre curato non solo la classifica ma anche a crearsi delle buone amicizie. Queste gli sono tornate utili, oggi invece aveva diciamo della riconoscenza da distribuire a un suo vecchio compagno di squadra e così ha fatto. Diciamo che il giro è al passo del termine, della fine. È una domanda retorica che ti faccio, però da te, da grande esperto, possono ancora esserci delle sorprese o possiamo dire diciamo che la corsa è conclusa? Ti rispondo con una battuta: domani si fa il colle delle finestre, se qualcuno ne lascia una aperta e magari Contador non se ne accorge può andare giù. Grazie mille al solito grande esperto e grande conoscitore di ciclismo, il nostro inviato Angelo Costa. Buonasera a tutti. Arrivederci a tutti ai prossimi appuntamenti sportivi con la nostra Web TV.